Mostri il tuo valore agli altri. Soffri del giudizio altrui? Quel turbamento che ti spinge a voler essere sempre al meglio. Ti senti intrappolato dalla sensazione di non essere perfettamente vestito e pettinato, o addirittura di dover mentire per essere accettato. Ho sempre cercato di superarmi, perché i giudizi degli altri hanno danneggiato la mia anima in misura insospettabile. Sono sempre stato fragile, piccolo, e i miei compagni di classe non esitavano a ricordarmelo. Quando si soffre così, ci si sente obbligati a superare se stessi. Si diventa un perdente. Cerchiamo di mostrare il nostro valore agli altri. Esageriamo pur di sentirci amati. Poi, Cristo ti ha liberato da questo spirito competitivo che in realtà nascondeva una cattiva opinione di te stesso. So che guarisce i cuori spezzati e cura le loro ferite. Salmo 147:3. Non c'è nessuna ferita che Dio non possa guarire e nessun dolore che lo limiti in ciò che fa. I dolori del passato sono guariti dal suo amore che agisce come un balsamo nella tua anima. Non lasciare che la sua immagine in te sia distorta dalla menzogna, del diavolo, degli altri, da circostanze passate e presenti. Quando il nemico della tua anima viene a sussurrarti che sei inutile e ti ricorda i tuoi limiti, concentrati sulla parola di Dio. Sei liberato da tutte le catene, comprese quelle dell'immagine distorta che hai di te stesso. Non hai più bisogno di dimostrare il tuo valore a nessuno. Non importa quale sia la tua razza, il colore della pelle, il livello di intelligenza, il successo o il fallimento. Dio ti ama. Sei unico. Accettati come unico agli occhi di Dio. E vedrai la tua vita come la vede Lui. Grazie di esistere. Bruno Picard. Postscriptum. Grazie al pastore Bruno Picard per aver scritto questa meditazione. Mi piacciono molto i suoi testi. E a te? Ti fanno bene? Dimmelo e gli invierò il tuo messaggio. Grazie di esistere. Eric Sellerier.